Altri maschi di... Cioè, un altro che non, però non riesco a... Non mi viene il titolo... Cioè, mi viene il titolo, le canzoni, ma adesso in questo momento bene, sono però, un po' rincoglionita. Okay, quindi, diciamo... Quindi, mio padre era libero. Io voleva suonare per strada. Alla fine ci vuole pure coraggio. Io... Tu adesso forse ancora non mareggia la pompa. Sì, sono veramente molto orgogliosa. Tu sei la madrina. Sono la madrina, sarò la madrina del Pride, credo. Guarda, in realtà quando mi è arrivata... Il Festival di Sanremo del 2023 sarà presente e ritorna per la terza volta Elodie, che si ripresenta al Festival di Sanremo. L'ultima volta non era neanche tanto lontana, a dire la verità, eh. Allora, lei è nata a Roma, da una famiglia molto umile. Il padre della cantante fa... All'epoca, quando nasce, Elodie fa lo speaker di un'emittente locale, mentre la madre fa la modella. Con loro vive anche la sorella di Elodie, che si chiama Faye. La passione per la musica le è stata trasferita chiaramente dal padre a sua adolescenza. Non è però una delle più tranquille, a dire la verità, perché i genitori poi si separano, la madre comincia a stare anche male e Elodie decide di seguire ugualmente la famiglia, ma di seguire anche la sua passione, facendo inizialmente la musicista di strada, ok? Anche Maneskin l'hanno fatto, eh? Come raccontato in molte interviste, appunto, lei ha sempre detto e non ha mai nascosto che ha avuto un'infanzia veramente molto molto difficile. Allora, il suo esordio in realtà nella musica più importante arriva X Factor, però non è un esordio fortunato, perché non riesce ad essere presa X Factor, perciò si presenta ad Amici, dove invece le cose vanno molto meglio e il suo team sarà quello di Emma e di Elisa. Arriva alla finale, arriva seconda, va diciamo al Festival di Sanremo subito dopo con una canzone fra l'altro di Emma, e segue un po', diciamo, lo stile, ecco, di Emma da un punto di vista musicale, molto neomelodica in questa fase di carriera. Nel 2014 partecipa a un videoclip di Beautiful Disaster di Fedez, ma la vera svolta arriva due anni dopo con la partecipazione appunto ad Amici, durante la quale esce il primo singolo Un'altra Via, prodotto da Emma Marrone e da Luca Mattioni. Allora, il secondo album che fa è Amore Avrai, va al Coca-Cola Summer Festival, incontra il favore del pubblico. Nel 18 è impegnata nell'uscita di una canzone con Michele Bravi e Ghe Pequeño, no? Che si chiama Nero Bali, la ricorderete, e da lì cambia completamente percorso. Nel 19 duetta con The Colors, Pensare Male, e con Marracash, che all'epoca è il suo fidanzato, la canzone Margarita. Realizza anche un duetto con Madame. Elodie è anche una delle protagoniste di un programma di Amazon Prime dove i VIP devono scappare da un gruppo di inseguitori professionisti, pensate. Nel programma è in coppia con la sua amica Miss Keta. Nel 21 conduce una puntata delle Iene, nell'edizione ricordata per l'alternarsi di 10 diverse presentatrici. A novembre del 21 esce un nuovo singolo con Arconi che si chiama La Coda del Diavolo. Tutti i successi di Elodie li conoscete, non sto ad elencare ancora la sua carriera, vi ricordo semmai che se volete vedere tutta la storia di Elodie, entrate nel mio canale, nella playlist dedicata alla storia di cantanti e musicisti, e lì troverete il vlog completo della storia di Elodie. Questa è soltanto una scheda di presentazione per il Festival di Sanremo. Ringrazio per questa scheda il sito chicosa.it. Ma anche Fabio, quando mi ha conosciuto, non, cioè, non pensava che io poi fossi questa. Chissà come mai poi. Cioè, con la faccia da stronza, non so.